Rufina, nella città metropolitana di Firenze, è uno dei territori cuore pulsante in vista del passaggio della tappa della Grande Epart del Tour de France il prossimo 29 giugno. Territorio a grande vocazione per le due ruote, anello di congiunzione ideale tra le strade del capoluogo Firenze e le rampe di lancio verso i primi passi appenninici. Siamo dentro il percorso della tappa del Tour de France che avverrà il 29 di giugno, e tant'è vero che insomma ci sono anche delle riunioni organizzative su questo, lo stiamo facendo oggi qui a Firenze. È un'occasione unica perché il Tour de France, come lei mi insegna, è, come dire, forse il secondo sport più seguito, 1 miliardo di persone, un'occasione per il territorio, e faremo tante iniziative prima di questa tappa per promuovere il nostro territorio. È veramente un'occasione da non perdere. Qualcuno mi ha detto, insomma, che i lavori che stiamo facendo sulla statale 67, perché come lei sa, in occasione ben venga il Tour de France, ben vengono occasioni di questo tipo perché ci permette di mettere a posto la viabilità. In questo caso il comune di Rufina è riuscito a ottenere il 100% del proprio territorio, e cioè la messa in sicurezza della statale da Selvamiana a Contea. Certo, ci vogliono un po' di sacrifici, bisogna sopportare perché i lavori vanno fatti, ma è l'occasione per realizzare la messa in sicurezza di una strada come la 67 dopo 50 anni. Il coordinamento in questa occasione è della città metropolitana, tant'è vero che stasera in prefettura e altre volte coordinate dal capo di gabinetto del sindaco Nardella, per solo in questo caso ma non solo per la tappa del Tour de France, il coordinamento ce l'ha la città metropolitana. Ben venga, perché c'è un'entità superiore che cerca di mettere d'accordo tutti i comuni e non solo, perché in questo caso ci sono altri enti come ANAS. Il comune si caratterizza per i percorsi permanenti della ciclostorica La Leonessa, ma anche per essere stato uno dei primi ad aderire alla campagna per la sicurezza voluta da Marco Cavorso, il padre del giovane Tommaso, che gli perse la vita adolescente mentre si allenava in bici travolto da un pirata della strada. Con i cartelli sul rispetto della distanza minima di 1,5 metri quando si sorpassa un ciclista. A Tommy è dedicato il ciclodromo che il comune ha allestito nella zona industriale, che permette ai ragazzi delle società locali di allenarsi in sicurezza, distanti dai pericoli dei mezzi a motore. Il mio pensiero va al figlio di Marco Cavorso, che purtroppo è deceduto nella diritta di Piano tanti anni fa. Marco, insieme a noi, perché il merito di Marco è duplice: oltre a aver, come dire, sponsorizzato, e poi noi abbiamo realizzato una pista in sicurezza, tra l'altro dedicata a Tommaso Cavorso, ed è lì si allenano i ragazzi, come diceva lei, i più giovani, attraverso la ciclistica Val di Sieve, un'altra importante realtà del comune di Rufina. Ma Marco Cavorso è l'autore della distanza sulle strade di 1,50 m che per mettere in sicurezza i ciclisti dopo la tragedia che ha colpito la sua famiglia. Quindi anche voi avete sposato questa campagna, e questo è un bel merito per il comune, che insomma non è una legge ancora, però il comune, diciamo, consiglia questo 1,5 m. Assolutamente sì, e Marco è stato l'autore, insomma, tanti sacrifici ha fatto in questo senso, e noi non solo l'abbiamo sposato, ma pensiamo che lo debbano fare tutti i comuni d'Italia. Il conto alla rovescia verso il Tour de France, per cui si lavora per l'ammodernamento delle strade, a Rufina è iniziato idealmente già lo scorso 14 gennaio, quando presso lo stadio è stato organizzato il campionato nazionale WISP di ciclocross, che ha assegnato le maglie tricolori dell'ente di promozione sportiva a uomini e donne delle varie categorie ed età, portando a Rufina sportivi da tutta Italia. Volevo fare complimenti alla società sportiva, agli organizzatori, agli atleti che hanno partecipato, un grande successo, lo riproponiamo sicuramente perché è stata una bella iniziativa. Questo tra l'altro ha portato tanta gente da tutta la Toscana che materialmente sono arrivati a Rufina, l'hanno conosciuta, hanno gareggiato in questo percorso
ricavata all'interno dello stadio, comunque nelle zone limitrofe, hanno assaporato insomma il luogo. È dentro un territorio dei Chianti Rufina, cioè vicino allo stadio, non solo, ma intorno allo stadio, tanta gente che è venuta da fuori della Toscana, che magari non conosceva Rufina, è stata veramente una bella iniziativa e ha fatto conoscere il nostro comune anche fuori dalla Toscana. Dopo un mese di lavoro è un grosso problema. Siamo arrivati in fondo con tanta soddisfazione perché sono rimasti tutti contenti, è venuto fuori una bella manifestazione e questo grazie al gruppo che ho creato, perché senza di loro non si fa. Il comune di Rufina che vi ha supportato e poi c'è questo Tour de France nell'aria, parliamo di questo. Anche l'amministrazione ovviamente ci ha supportato, ci ha dato una grossa mano e visto c'è anche un evento grossissimo, visto ci passi il Tour de France, ha fatto piacere avere anche il trofeo di Tour de France in questa occasione. Grazie a tutti e grazie di nuovo.